Ciao, sono Nico Olivetti, titolare della ditta Arte Verde. In questo breve video voglio mostrarti un po' più da vicino alcune composizioni realizzate con le piante stabilizzate. Iniziamo con il lichene. Qui abbiamo dei quadri. Questo è un 35x35 verde chiaro. Questo è un 22x22 color nature panna. Al tatto è freschissimo, morbidissimo e ha anche un odore molto, molto gradevole. È veramente un piacere toccarlo. Qui abbiamo una mattonella del 75x75 con una cornice bianca lavorata. Ed è lo stesso lichene praticamente che abbiamo sul quadro 35x35. Questa è una sfera di color rosso, diametro 25x25, vanno praticamente dai 15 cm a 55 cm di diametro, disponibili in diversi colori che poi vedrete. Questo è un quadro base Flatmos con quello scuro, il muschio più chiaro e il Polemos, Capel Venere e Felci, il ramo in legno. Questo è un quadro 22x22 con muschi Baby Blue e Polemos, il muschio sempre la zolletta, un cono in Polemos e Ortensia. Questi sono tutti i colori disponibili per quanto riguarda il lichene stabilizzato. Può essere colorato in tutti questi diversi colori. Come vedete, poi vedrete il mio logo, come l'ho fatto. Questo è un quadro sempre 22x22 con muschio e papiro. Questa è una mattonella, ideale anche per realizzare intere pareti. È sempre base Flatmos, Polemos, queste zollette che vedete più chiare, sempre muschio e Polemos, Capel Venere e varie specie di felci. Dall'aspetto sembrano veramente vive queste piante. Molti che vedono queste composizioni mi chiedono come si mantengono, come vanno irrigate, che cosa bisogna farli. Assolutamente niente. Cioè, l'aspetto rimane questo per oltre 10 anni. Veramente fantastico. E anche l'odore, è un odore molto molto gradevole. Vedete i dettagli. Qui passiamo ad un Jumbo Juniperus. Questi sono dei ginepri applicati sulla parte legno che è un Jumbo sudamericano. Splendida. Questo è un cubo il lichene, sempre color verde chiaro. Un cubo il lichene 25x25, anche questo qui va da 15x15 a 55x55, le dimensioni sono davvero tante. Qui passiamo al bonsai. Come vedete, un bel esemplare, è un ginepro applicato a questi due tronchi su un vaso di color bianco, la base ricoperta da muschio. Vedete anche questo, che bel aspetto che ha. Ed infine andiamo a vedere il mio logo. Questo, come vi dicevo, è il logo, abbiamo realizzato questo logo tutto completamente in lichene, la base color nature, il lichene chiaro. Una tonalità di verde ed il nero. Con questo abbiamo realizzato il mio logo. Bene, spero che questo video possa esservi stato utile per conoscere un po' più da vicino ed apprezzare un po' più da vicino che cosa sono le piante stabilizzate e come possono essere usate e sfruttate. Ti ringrazio di essere stato con me fino a questo punto, spero che il video sia stato di tuo gradimento. Un abbraccio, ciao!